Ciao, mi chiamo Gino e oggi faccio vedere come si cambia il filtro abitacolo dell'aria della Fiat Fremont. In particolare la mia è una Fremont del 2012 2000 GTD, però per questo particolare tutte le Fremont e le Dodge Journey hanno praticamente lo stesso sistema di montaggio del filtro abitacolo. Questo è il filtro, questa non penso sia un ricambio originale, ma è quello che ho trovato, lo potete trovare tranquillamente online e nella descrizione vi metterò anche il part number. Questo è il part number che poi troveremo anche all'interno del veicolo. Per accedere al pannello da dove poi estrarremo il filtro e metteremo quello nuovo, dobbiamo entrare dalla parte lato passeggero e aprire il nostro cruscotto sempre lato passeggero. Per sbloccare il cruscotto ci sono praticamente due linguette, una a sinistra e l'altra a destra. Premiamo dall'esterno verso l'interno e tiriamo giù il cruscotto. A questo punto ci si apre l'interno, la parte interna del cruscotto, e qui è proprio dove c'è il nostro filtro. Per staccare questa parte è molto semplice, anche qui abbiamo due linguette, una a sinistra e una a destra. Dovremo premere insieme e estrarre il contenitore del filtro. Quindi con le due dita andiamo a premere le linguette laterali e estriamo verso l'esterno. E qui troviamo il nostro filtro. Questo è il filtro usato, non faremo altro che estrarlo tirandolo verso l'esterno. E avremo liberato tutta l'intera natura. Questo è il filtro usato e questo è il filtro nuovo. Una piccola spazzola, pulisco anche l'interno del coprifiltro in modo da togliere tutti gli eventuali residui di polvere. Per inserire il filtro dovete fare attenzione di rimettere il filtro esattamente com'era quello che avete tirato fuori. E qua c'è un po' un piccolo trucchetto, perché vedete, questo aveva l'airflow in fuori e le linee di filtraggio erano parallele praticamente al nostro cruscotto. Se prendiamo il nuovo filtro invece, vedete che la parte dove c'è la scritta è laterale, per cui dovete fare attenzione a inserirlo esattamente come era quello precedente e non in questo modo, altrimenti rischiate che il filtro non entra, mentre così entra perfettamente. Vi faccio vedere di cosa sto parlando. Se inserisco il mio nuovo filtro seguendo le indicazioni, cioè mettendolo con la scritta davanti, il filtro praticamente non entra, è un pelo più grande della fessura, vedete? Se però io seguo le indicazioni e lo metto così come era il mio filtro originale, invece vedete che il filtro entra facilmente ed entra perfettamente. Una volta che ho inserito il mio filtro, non faccio altro che rimettere la placchetta e qui sentirò due clic. Ecco qua, uno a destra e uno a sinistra. Perfetto. Una volta che abbiamo inserito il nostro filtro, il lavoro praticamente è terminato. Non devo praticamente fare nulla, in quanto le linguette in automatico vanno a rimettersi in posizione, quella di destra e quella di sinistra. Spero che questo video vi sia stato utile, come avete visto l'operazione è molto semplice e veloce e chiunque è in grado di farla. Ciao, alla prossima!